queste linee guida riempiono un vuoto sia per gli addetti ai lavori, sia anche per la popolazione, per i familiari stessi. Questo perché noi continuiamo a portarci dietro uno stigma che ci dice che le demenze non sono curabili, non dico non sono guaribili, non sono curabili. In realtà non è vero che un soggetto con malattia di Alzheimer deve perdere la speranza di poter continuare a vivere bene la propria malattia. Non è vero che non può continuare ad avere una qualità di vita degna di essere vissuta. Chiaramente tutto dipenderà anche dalla presa in carico dei servizi, perché le prime cose, ad esempio, che chiedono le famiglie sono quelle di non essere lasciate da solo. Non vogliono abbandonare il loro malato, ma non vogliono neanche essere lasciato da solo. Le linee guida che riprendono le linee guida del NICE, del paese anglosassone del 2018, sono state implementate e soprattutto, a differenza del NICE, è presa in considerazione il mild cognitive impairment, tutta quella zona grigia, dicevamo, no, di declino cognitivo, che non è malattia dal punto di vista nosologico, ma che può essere considerata una fase di transizione verso la demenza. Allora è estremamente importante anche che all'interno delle linee guida vi siano tutti dei percorsi diagnostici, terapeutici, di presa in carico, sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista assistenziale, tutta una serie di raccomandazioni per quanto riguarda le terapie non farmacologiche. Vi ricordo che in questa linea guida ci sono 167 raccomandazioni, di cui molte forti raccomandazioni che si basano sul metodo GRADE e quindi sulla letteratura. È stato fatto anche un lavoro estremamente importante, estremamente rigido dal punto di vista metodologico. Inoltre viene presa in considerazione tutta l'evoluzione della malattia, dalla fase preclinica alla fase diagnostica nel disturbo neurocognitivo maggiore di grado lieve, di grado moderato, di grado avanzato, anche per quanto riguarda le cure palliative. Quindi queste linee guida si rivolgono non soltanto agli addetti ai lavori, dicevamo, ma anche ai familiari. Vi è anche un opuscolo molto ben sviluppato che si rivolge ai familiari e che può essere preso e scaricato dal sito del Sistema Nazionale Linee Guida.